stata presente nella trasmissione televisiva Standing Ovation di Antonella Clerici. Sto parlando di lei, della regina della musica italiana per eccellenza, la bella, brava e simpatica Loredana Bertè, la quale per l'appunto sarebbe stata vittima purtroppo di, per così dire, parole non proprio edificanti, non proprio piacevoli che avrebbe ricevuto. E per l'appunto i suoi giudizi a volte possono essere, per così dire, condivisi oppure no, ma probabilmente in questo giudizio che avrebbe espresso non sarebbe stata accettata. Ricordo che il piccolo Emanuele Doria ha cantato con il Papagino, Napoli è di Pino Insè, di Pino Daniele, al termine della sua esibizione ai canali Giudici Neck, Romina Power e Loredana Bertè, si sono alzati più che altro in maniera di ricordare il buon Pino Daniele, scomparso diversi anni fa. E la Bertè, con la sua schiettezza, che da sempre la contraddistingue, avrebbe ammesso però di non aver apprezzato la loro esibizione. Il giudizio però non sarebbe piaciuto al papà del piccolo, che avrebbe risposto attaccando la cantante: "Tu sei massacrata dalla natura", queste sarebbero state le parole. Purtroppo, o per fortuna però, per un problema di audio di chiasso del pubblico, né Antonella Clerici né Loredana Bertè sarebbero riuscite ad ascoltare quello che avrebbe detto, e quando hanno chiesto al concorrente di ripetergliela, lui avrebbe tergiversato e avrebbe detto: "Niente, Loredana, sei una grande". Un commento piuttosto forte secondo molti, piuttosto al veleno secondo altri, piuttosto corretto secondo ancora altri. Sta di fatto che questo sarebbe accaduto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Al di là del fatto che una canzone possa essere piaciuta o no, bisogna comunque guardare il comportamento di una persona o di una cantante. Iscrivetevi se volete commentare. Un saluto a voi tutti, ragazzi. Specifico dicendo in tale video che chi vi parla in questo video, quindi io medesimo, non sono un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie e un cordiale saluto da parte mia.